Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi ha come protagoniste due coppie di amici che nel bel mezzo di una gita in barca si accorgono di qualcosa che galleggia a qualche metro da loro. Ma prima di iniziare, ricordatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Quel giorno di maggio, nel 2016, Bruce e Robin Necht e i loro due amici Michael e Sean Schar, dalla Florida, si stavano godendo la loro gita in barca nel Golfo del Messico. Era una giornata bellissima, con il sole che splendeva alto sulle onde, e la navigazione procedeva a gonfie vele. Quella gita non era un evento una tantum, era una tradizione che ripetevano ogni anno per festeggiare i loro compleanni combinati in un modo diverso dal solito. E proprio mentre mangiavano la torta, hanno incontrato un inaspettato guastafeste. È stato Bruce ad avvistare per primo l'oggetto in lontananza, anche se all'inizio non si è reso conto di cosa fosse. «Pensavo fosse solo una boa galleggiante», ha raccontato in seguito in un'intervista. Stavamo procedendo a circa 20 miglia all'ora, quindi non era facile vedere con precisione di cosa si trattasse. Incuriositi, hanno dirottato la barca per guardare più da vicino. Mai si sarebbero aspettati di vedere che a un'ispezione più attenta quell'oggetto arancione brillante si muoveva. Era chiaramente vivo e qualunque cosa fosse, aveva bisogno di aiuto. «Ho visto due occhi marroni», ricorda Bruce. «E all'inizio ho temuto che fosse un bambino, ho girato la barca all'istante e mi sono diretto in quella direzione. È stato a questo punto che il gruppo ha realizzato la vera identità del naufrago. L'oggetto misterioso non era né una boa né un bambino, ma un piccolo Jack Russell che si agitava in un salvagente per cani. Cosa ci facesse lì, in mezzo all'oceano, e come ci fosse arrivato era un mistero, ma una cosa era certa». Il povero animale era contento di vederli. Appena ha visto la barca avvicinarsi, infatti, il cagnolino si è subito avvicinato. Appena ha visto la proa della barca, si è messo a nuotare il più velocemente possibile verso di noi, ha raccontato Michael, che ha poi tirato fuori dall'acqua il cagnolino tremante. Dopo aver esaminato il cane, i quattro amici hanno capito che non era in pericolo. In quanto a salute, il loro nuovo compagno non sembrava aver risentito affatto dell'esperienza in mare. Ma la domanda restava: da dove era venuto? La risposta, per fortuna, non ha tardato ad arrivare. I quattro hanno contattato via radio la guardia costiera per segnalare il ritrovamento e gli agenti hanno loro detto che quella stessa mattina avevano avuto la segnalazione di un cane in mare. Il Jack Russell, che si chiamava Jägermeister, era scomparso da 3 ore. Il gruppo ha descritto Jägermeister, che corrispondeva all'identikit del cane disperso, e la guardia costiera ha preso nota della posizione della barca per inviare una nave di soccorso. I quattro amici, nel frattempo, si sono presi cura di Jägermeister. Naturalmente il cane era un po' scosso dalla sua esperienza, ma era in buone mani. «Tremava come una foglia», ha raccontato Robin ai giornalisti poco più tardi. «Lo abbiamo avvolto in alcuni asciugamani per riscaldarlo e tranquillizzarlo, e in una mezz'oretta sembrava stare molto meglio». Nonostante l'esperienza traumatica, la personalità allegra di Jägermeister non ne ha risentito. «Era una bestiolina molto amichevole e molto dolce», ha continuato Robin. «E nonostante tutto, non sembrava affatto avere paura dell'acqua, anzi, sembrava divertirsi a stare sulla barca». Dopo essersi calmato, è saltato sul ponte della nostra barca e si è sdraiato lì a prendere il sole. L'amore di Jägermeister per il mare è stato ulteriormente confermato quando, dopo essere stato preso in carico dalla nave di soccorso della guardia costiera, si è seduto proprio sul bordo a guardare le onde. Ma come aveva fatto Jägermeister a finire in mezzo all'oceano da solo? Beh, il cane era in gita in barca con i suoi padroni quando il suo proprietario, Joy Myrick, aveva fermato un attimo la navigazione per controllare qualcosa nella cambusa. E in soli 2 minuti senza supervisione, Jägermeister aveva deciso che quelle onde erano troppo invitanti per non fare un tuffo. I suoi padroni, naturalmente, erano stati in preda alla preoccupazione e all'angoscia per tutte quelle ore,
Avevano cercato Jägermeister in lungo e in largo, ma sembrava essere sparito tra le onde. Più tardi, il padrone ha spiegato che in quello che è il tragitto abituale nelle loro gite in barca, di solito si fermano a pochi metri da un'isoletta e Jägermeister si tuffa per raggiungere la riva. Il fatto che avessero fermato la barca probabilmente aveva confuso il Jack Russell. Grazie all'occhio attento delle due coppie, per fortuna, Joy si è presto ricongiunto con il suo amato cane e i suoi soccorritori hanno potuto assistere in prima persona al loro ricongiungimento. Robin ha descritto il momento con queste parole. È stato commovente e straziante allo stesso tempo. Avevamo tutti le lacrime agli occhi e il piccolo Jägermeister era felicissimo di rivedere il suo padrone. Gli è corso incontro piangendo e ha iniziato a leccargli la faccia. È scesa una lacrimuccia a tutti noi. È stato un momento davvero molto commovente. Entrambi erano palesemente raggianti di felicità. Joy, che ha espresso la sua più profonda gratitudine alle due coppie, ha raccontato che Jägermeister è come un figlio per lui, e Michael ha confermato. Si vedeva benissimo che quel cane per lui è come un bambino, è la sua vita. Siamo contentissimi di avere contribuito al loro ricongiungimento e che tutto si sia concluso per il meglio. Ma non sono stati solo i quattro amici a salvare Jägermeister. Joy ci ha tenuto a sottolineare come il suo cane non sarebbe ancora vivo se non avesse avuto addosso il suo salvagente. Se ami qualcuno, che sia un cane o una persona, mettigli un salvagente quando andate a mare, consiglia infatti. Ha salvato la vita di Jägermeister e potrebbe fare lo stesso per te e i tuoi cari.